Anche nel deserto Dio c'è. La parola di Dio ci parla dello straordinario viaggio del popolo di Israele che avrebbe dovuto attraversare il deserto in 11 giorni. Deuteronomio 1:2. Sappiamo invece che Israele vagò per 40 anni e solo al 41esimo anno Dio disse: «Voi siete rimasti abbastanza su queste montagne». Deuteronomio 1:6. Solo in seguito Dio rinfrescò loro la memoria con la stessa promessa che aveva già fatto ai loro padri. «Ecco, io ho messo il paese davanti a voi. Entrate, prendete possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro discendenza dopo di loro». Deuteronomio 1:8. Se stai attraversando il tuo deserto, malattia, divorzio, disoccupazione, debiti, celibato, depressione, eccetera, potresti essere scoraggiato al punto di credere che Dio si sia dimenticato di te. Puoi arrivare anche a dubitare del suo amore, della sua presenza e credere che si sia allontanato da te. Ma sappi che non sentire Dio non è un segno della sua assenza. Dio era, è e sarà. Lui è sempre lì. Oggi vorrei incoraggiarti. Dio vuole ravvivare la tua visione e la tua promessa, proprio qui, in questo deserto. Egli ha in serbo per te parole di vita e di vittoria. Il Signore ti sorprenderà di nuovo con la sua fedeltà e bontà. Resisti. Sei sulla strada che ti condurrà alla tua terra promessa. Ti invito ad ascoltare questa canzone di Dan Luiten e a meditare sulle sue parole. Tu sei la mia fonte, sei il mio bene. Quando sono perso, tu prendi la mia mano. Tu mi sollevi dalla polvere del deserto. Guidami verso la tua luce, Signore. Buona giornata. Sii rafforzato alla sua presenza. Dio era, è e sarà sempre vicino a te. Grazie di esistere. Eric Sellerie.